Carissimi amici di Santina, benvenuti a tutti per la riflessione sulla quinta domenica del tempo ordinario anno C, tolto dal mio vecchio libro Nel cuore delle scritture. Queste riflessioni, scritte ormai tanti anni fa, comunque hanno sempre una grande forza e un grande valore. Voglio riproporvi oggi una pagina che scrissi anni fa proprio a commento di questa domenica, la quinta domenica del tempo ordinario anno C. Ascoltiamo. Ognuno di noi un chiamato. Nell'anno 1958 mi sposai con Egidio. Dopo un po' di tempo, un anno e mezzo circa, avvenne a Roma la canonizzazione del beato Gregorio Barbarigo. Mio marito mi convinse a partecipare e io, con grande gioia, andai. Durante quella bellissima funzione, ho chiesto a questo santo la gioia di diventare mamma, perché erano già trascorsi quasi 2 anni, ma i figli non venivano. Tornando a casa e salendo negli uffici per le pulizie, ho trovato appeso alla parete un bellissimo e grandissimo quadro di San Gregorio Barbarigo. Allora ho fatto questo proposito: se avessi avuto un figlio, lo avrei donato al Signore nel sacerdozio. Ogni mattina pregavo questo santo perché esaudisse la mia preghiera. Fui esaudita. Nella nostra grande gioia ci nacque un figlio maschio che nel 1986 fu ordinato sacerdote. Ora, piena di gioia, ogni sera dico un Pater Ave Gloria, perché diventi un santo sacerdote con la protezione di San Gregorio Barbarigo. Queste parole sono uno scritto di mia madre che ho ritrovato nel cassetto di un armadio di casa. È uno scritto su carta strappata da un'agenda, è un po' ingiallito, ma non dico quale stupore e meraviglia ha provocato in me. Quel foglio contiene la storia della mia vocazione, prima ancora che io potessi rispondere di sì, prima ancora che venissi alla luce. Ho riposto quel foglio nella mia Bibbia, quasi a dire che anch'esso è parola di Dio. Anche questa domenica il tema vocazionale viene presentato con audacia dalla Sacra Scrittura. La scorsa domenica era il profeta Geremia a parlarci della chiamata. Oggi Isaia ci parla della sua chiamata e ci ricorda esattamente quanto fu nell'anno in cui morì Ozia, re. Egli allora vide il Signore, o meglio il trono e i lembi del suo manto e il santuario della liturgia di adorazione, la voce e la nube che abita il tempio e nasconde e manifesta Dio. Dinanzi a Dio tre volte santo, come tutte le chiese cristiane proclamano nella Divina Liturgia, il profeta vede messo a nudo il proprio peccato. Anch'egli si avverte perduto, minacciato dalla santità di Dio. Sarà il fuoco ardente della parola di Dio, preso dall'altare, a purificarne tutto l'essere e a rendergli l'ardire di esporre se stesso alla missione. Tale ardire di esporre se stessi alla missione non può venire da noi stessi. Tutto ciò nasce da una storia di amore e fede nella quale ciascuno di noi è coinvolto, come lo stesso Geremia si era sentito coinvolto fin dal seno di sua madre. Le righe scritte da mia madre su quella pagina ingiallita sono per me fuoco che purifica ogni volta che le leggo e le ripeto. Sono parole importanti, sono esigenti, esse sembrano dirmi: ricordati che io ti ho chiamato da sempre. Ricordati che la mia santità non ti ha avvolto solo il giorno della tua ordinazione sacerdotale, ma da sempre la mia santità ti ha accompagnato. E tu? Tu che ne hai fatto di tutta questa grazia che ti ho donato? Sono convinto che per ciascuno di noi esiste un pezzo di carta ingiallita in un angolo sconosciuto di un cassetto di casa. In quel foglio è scritto l'amore di Dio per noi. Che tu sia sposato o consacrato al Signore non importa. Quello
Quel foglio di carta ingiallita è l'amore e la cura con le quali il Signore ti ha chiamato alla vita, ti ha dato una famiglia e la possibilità di prendere moglie, di fare figli, di costruire qualcosa di grande e di bello. Se ci si comincia ad accorgere di tutto l'affetto e l'amore con il quale il Padre ci accompagna, se si scopre questo pezzo di carta ingiallita con alcune righe scritte dalla benevolenza di Dio, il disagio ci può cogliere. È il disagio del nostro peccato, delle nostre piccole o grandi infedeltà al suo amore. Ci comportiamo come Pietro. Il primo sentimento che prende Pietro di fronte alla manifestazione dell'opera di Dio in Gesù, il Maestro, è la coscienza di essere peccatore. Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore. Ma nonostante questo, lui, Simon Pietro, e noi, siamo chiamati a fare un atto di fede. Avremo dalla nostra parte la forza di Dio. Perciò adesso non resta che tirare le barche a terra, lasciare tutto e seguire Lui per una pesca nuova. Cari amici, grazie per avermi seguito, per riaver dato voce insieme con me alle parole di Santina. A ciascuno di voi auguro una buona settimana nell'anno santo della misericordia voluto da Papa Francesco. Da Bergamo il più cordiale saluto a tutti voi. Spirito di Dio, battezzami.